non siete soli è il messaggio che la Questura di Reggio Calabria vuole dare a questa fascia di persone purtroppo deboli, spesso preda di questi truffatori che giocano spessissimo anche sul condizionamento emotivo della vittima. Molti sono stati gli episodi registrati, altrettanto stroncati, però noi abbiamo ritenuto necessario far sì che queste vittime sentissero intorno a loro la nostra rete. Sono stati 17, sono stati comunicati oggi perché sono stati fatti in via sperimentale, quindi volevamo avere una sorta di riscontro per potervi raccontare, ecco, quello che stiamo facendo. Hanno avuto un'ottima risposta. E sono infatti aumentate le chiamate al 113 anche su sospette truffe. Questo è, come dire, i luoghi dove si snoderà il progetto sono quelli di aggregazione degli anziani. Quindi andiamo dal circolo ricreativo alla sala da ballo, alle parrocchie. La Questura di Reggio Calabria intende dare ai progetti una temporalità permanente nel tempo, per quello che sarà possibile. Riteniamo che soltanto in maniera stabile, quando qualcosa funziona e quindi si operi in maniera stabile, ci possano essere quei risultati che noi vogliamo. Noi dobbiamo diventare dei normali compagni affinché queste persone deboli non si sentano più soli, quindi devono sapere di poter contare su di noi come se fossimo, ecco, gli amici che incontrano nel circolo ricreativo oppure nella parrocchia. È un progetto che non vuole creare allarmismo, ma vuole creare tranquillità. Abbiamo voluto supportare la conoscenza e l'informazione di queste persone anche con questo vademecum, perché è una cosa molto sottile da portare, possono portarlo in borsa tranquillamente, consultarlo quando vogliono. È scritto, diciamo, graficamente con il linguaggio dei fumetti, riguarda e comprende le varie tipologie di truffe possibili e, come dicevo prima, anche i diversi abiti che indossano i truffatori, spesso molto tranquillizzanti. Andiamo dal signore per bene con le finte per pietre preziose, l'operatore dell'Enel che comunque in maniera molto tranquilla e suadente convince qualcuno a fare qualche cosa. La maggior parte incidono, come ripeto, sulla sfera emotiva, adducendo problemi di salute, incidenti stradali, eccetera, a carico di persone vicine all'anziano. Quello che devono capire è non soltanto denunciare quando sono sicuri, ma anche se hanno un dubbio, chiamate il 113, perché i nostri operatori sono bravissimi e sapranno dare sicuramente quelle che sono le risposte giuste. E poi ci aiutate, se posso parlare proprio direttamente a loro, a capire l'indice del fenomeno in una determinata zona o la tipologia del fenomeno in una determinata zona. Yeah, I see thee now. Oh yeah.